Il Crotone è una squadra nell'insieme molto forte, che insieme al Catanzaro stanno facendo praticamente un campionato a parte. Detto questo, noi ci siamo preparati bene e secondo me siamo pronti a fare la nostra partita. Pippo Pancaro presenta così la sfida al Crotone in programma per il suo Monopoli. Sabato 7 gennaio alle 17:30 il 2023 partirà contro la seconda della classe, l'unica sin qui a tenere il passo del Catanzaro capolista a distante 6 punti. L'allenatore biancoverde si aspetta lo stesso atteggiamento visto nel 5-1 sulla Gelbison e nel pareggio di Taranto. Per noi l'importante è ripartire da dove ci siamo fermati, insomma, prima della sosta, ripartire con lo stesso spirito che abbiamo avuto nelle ultime partite prima della sosta. Buona notizia per Pancaro, l'infermeria si è parzialmente svuotata rispetto al finale di 2022. Sono rimasti ancora fuori Bussaglia, Piarulli e Falbo. Per il resto, gli altri sono quasi tutti recuperati. Abbiamo Pinto, che sarà da valutare ancora domani perché lui ha ancora un piccolo fastidio. Fornasier è in uscita come Montini e quindi diciamo che loro non saranno convocati. Il calciomercato ha portato in biancoverde Mulè e Giannotti, due innesti di un organico che cambierà pelle. L'allenatore anticipa anche i prossimi obiettivi. Mulè sicuramente è un braccetto di destra e Giannotti invece può ricoprire diversi ruoli e anche per questo, insomma, oltre ad essere secondo me un giocatore che ha qualità importanti, anche per questo, insomma, è stato un giocatore scelto. Stiamo cercando di individuare giocatori che si integrano bene con il gruppo che c'è e quindi da questo punto di vista abbiamo preso due ragazzi, secondo me, che hanno queste caratteristiche. Faremo un attaccante e magari faremo anche qualcosa dietro, perché bisognerà vedere il recupero di Falbo, perché la sensazione è che forse, insomma, l'infortunio, il recupero sarà più lungo del previsto. Sono 26 i punti del Monopoli dopo 20 giornate, meno 1 dai playoff e più 5 sul playout. Anche per questo Pancaro non fissa obiettivi a lungo termine, testa solo al Crotone. Gli interessi del gruppo vengono prima degli interessi del singolo, e poi non ci siamo posti obiettivi a lunga scadenza, perché l'obiettivo nostro è quello di pensare una partita alla volta ed è quello soprattutto di continuare a migliorare allenamento per allenamento, a migliorare partita per partita, e quindi dobbiamo pensare non a lunga distanza ma a giorno per giorno.